Belén Rodríguez non condurrà il Grande Fratello? Si cerca un volto di maggiore esperienza. Belén Rodríguez non condurrà più il Grande Fratello? Ecco le ultime indiscrezioni. Grande Fratello 2018, sfuma Belén Rodríguez? Ecco gli altri nomi circolati. Il prossimo aprile, subito dopo l'Isola dei Famosi 13, Canale 5 trasmetterà la nuova edizione NIP del Grande Fratello. In queste settimane si sono rincorsi diversi nomi per la conduzione, con Belén Rodríguez in pole position. La showgirl argentina avrebbe sostenuto anche un provino con la produzione. Nelle ultime ore scrive Giuseppe Candela su Dagospia le sue quotazioni sarebbero calate di molto, si starebbe cercando un volto di maggiore esperienza. Quale? Gli altri nomi che erano circolati in passato erano quelli di Mara Venier, Simona Ventura e Anna Safroncic. Si punterà su una di loro o su una new entry? Grande Fratello 2018, come partecipare come concorrenti. Si può inviare la candidatura mandando un video e seguendo attentamente le istruzioni su http://videomakers16mm. it/stories/casting/grandefratello14/upload. Grande Fratello, il meccanismo. I partecipanti vivono chiusi all'interno di una grande casa 24 ore su 24, spiati da numerose telecamere che li possono seguire in qualunque punto della casa si trovano. Essi non possono, per definizione, avere alcun contatto con l'esterno, anche se questa regola si è man mano affievolita dopo la prima edizione. Sono completamente banditi e vietati, telefoni cellulari di qualunque tipo, orologi, computer, telefoni fissi, CD, lettori MP3, libri e televisori ad esclusione di una serie di schermi a circuito chiuso installati e gestiti dagli autori, con l'obiettivo da parte del Grande Fratello di non creare distrazioni dalla vita nella casa. I concorrenti possono fare le loro confidenze al Grande Fratello, colui che coordina e decide l'andamento del gioco, in una stanza insonorizzata detta confessionale, il cui arredamento è sempre rimasto invariato nel corso delle edizioni, poltrone al centro e pareti rosse, mentre la fisionomia del resto della casa è stata modificata nel corso di ogni edizione. Durante la settimana i concorrenti devono affrontare la prova settimanale, in caso di superamento, otterranno un più alto budget per la spesa settimanale. Le prove spaziano dai quiz di cultura generale, al percorso di guerra, per finire con buffi teatrini, karaoke e balletti. Durante il corso del reality, ad esclusione della prima edizione, il Grande Fratello può far entrare nuovi concorrenti. Il meccanismo di eliminazione avviene tramite nomination, durante le quali ciascun concorrente sceglie uno, due o tre componenti della casa che vorrebbe eliminare dal programma, la scelta deve avvenire con una motivazione a supporto. I più votati saranno sottoposti al giudizio del televoto nel corso della settimana e riceveranno l'esito finale nel corso della puntata successiva. Grazie a questo meccanismo, il numero degli inquilini si ridurrà progressivamente fino all'arrivo alla puntata finale, in cui i concorrenti si contenderanno il premio finale.